Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura parliamo di traffico, di traffico a Firenze. Intanto una notizia stamattina sulla 1 direzione Bologna, un tir in avaria, si sono formate lunghissime code, addirittura siamo arrivati quasi a 20 km di coda. Si consigliava di uscire a Calenzano, ma ci sono sempre poi ripercussioni sui comuni e la città, naturalmente i comuni che attraversa la 1, ma anche la città di Firenze. Parliamo di traffico perché a Firenze ci sono cantieri, ci sono i cantieri per la tranvia, alcuni bloccati, alcuni vanno avanti, ma andiamo da Chiara Valentini che si trova vicino alla stazione Leopolda. Siamo proprio a Firenze. Intanto, buongiorno Chiara, perché proprio intanto alla stazione Leopolda? Sì, buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. La palazzina che vedete alle mie spalle in questo momento ospita vari uffici. Ebbene, dalla fine del 2022 dovrebbe ospitare una sorta di quartier generale non solamente del traffico cittadino, ma ci sarà qui una serie di servizi sia di energia, di gas, la Silfi, che è quella praticamente che controlla le luci, compresi i semafori di Firenze, la SAS. Insomma, una sorta di quartier generale di tutta la mobilità cittadina per far sì che si parlino più facilmente tra i vari soggetti che sono coinvolti nel traffico cittadino. Traffico cittadino che oggi va molto meglio di ieri. Io vi faccio vedere proprio la zona in cui siamo, che è quella sostanzialmente di Porta al Prato, e è una delle zone comunque molto nevralgiche, soprattutto nelle ore di punta, e questa lo è per il traffico cittadino. Certo, ci sono un po' di code per chi arriva da Ponte alla Vittoria, comunque niente a che fare con ieri. Perché? È sempre così a Firenze in realtà, probabilmente anche un effetto psicologico di chi magari si è trovato imbottigliato nel traffico e il giorno dopo fa di tutto veramente per non prendere l'auto. Perché l'assessore Giorgetti, l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, sostiene che ci sono effettivamente ancora dei margini di miglioramento in questo. Il problema è che molti delle soluzioni a cui il Comune sta lavorando hanno un respiro di lungo periodo, non nell'immediato. Teresa. Ecco, certamente, infatti per esempio stamattina invece a Calenzano stavano uscendo i tir perché naturalmente il consiglio era quello e c'era veramente non dico un ingorgo, ma insomma una situazione difficile. Ecco, con l'assessore Giorgetti avete parlato non soltanto della ripercussione naturalmente in città di giornate come queste, e purtroppo diciamo che di incidenti e difficoltà sulla 1 ce ne sono, non dico tutti i giorni ma quasi. Ma avete parlato anche del problema dei cantieri, della tranvia e non solo. I cantieri della tranvia sono i più attenzionati, sono quelli di Piazza della Libertà, lo sappiamo, ci sono dei cantieri, soprattutto quelli di Publiacqua, per mettere il cosiddetto tubone, l'autostrada dell'acqua, che non sono neanche cantieri per la tranvia, sono propedeutici al braccio della tranvia che poi arriverà fino a San Marco. Quelli sono stati interrotti più volte perché la sovrintendenza ha bloccato i lavori a causa di ritrovamenti archeologici che via via sono stati fatti. Dovrebbero essere sbloccati a breve, questo sentiremo l'assessore che ne parla, e l'assessore fa anche un po' una previsione su quello che sarà il pomeriggio, questo pomeriggio di Firenze, perché come dicevi le lunghe code che si stanno formando sulla 1 avranno ripercussioni anche in città, perché le persone escono a Firenze Sud per non incappare nella lunga coda. Di questo abbiamo parlato, ma anche di alcune soluzioni che, come dicevo prima, avranno più ampio respiro. Certo, se non succedono imprevisti, come ieri per esempio una serie di piccoli incidenti, il traffico dovrebbe scorrere meglio. Ascoltiamo allora l'assessore Giorgetti, poi la linea può tornare allo studio. E siamo stati avvisati dalla polizia stradale che ci sarà chi uscirà, anzi saranno indirizzati ad uscire dall'autostrada perché la coda è in aumento, arriverà anche forse a 20 km e quindi questo potrebbe essere un flusso che si ripercuote su viale di circonvallazione soprattutto nelle ore del pomeriggio. Quindi questo è un imprevisto e quindi rispetto a questa dinamica è difficile fare qualsiasi tipo di programmazione. Gli uffici sono allertati, la centrale operativa è allertata rispetto a eventuali possibilità di poter cambiare i tempi semaforici secondo quello che potrebbe essere l'afflusso.
È una cosa che può essere fatta anche nel giro di brevissimo tempo, questa di cambiare ad esempio i semafori? Certo, senz'altro sì, dalla sala operativa di Silfi c'è un grado di inserire un programma e di cambiare i tempi semaforici, soprattutto secondo quelle sono le direttrici che portano a far uscire le auto dall'autostrada e quindi facilitare il flusso di traffico. Ecco, questo potrebbe essere l'imprevisto di oggi, ma ne bastano pochi di imprevisti per congestionare ancora di più il traffico fiorentino. Ieri, ad esempio, ci sono stati tanti diversi piccoli micro incidenti che hanno ulteriormente rallentato l'afflusso. I punti nevralgici, lo sappiamo, sono i viali, in particolare la zona di Piazza della Libertà, a causa del cantiere di Publiacqua, che è stato ritardato per ritrovamenti archeologici più di una volta, e poi adesso anche i viali che portano verso Piazzale Michelangelo. Assessore, cosa state studiando per risolvere la situazione anche nelle prossime settimane? Beh, allora è vero, questo problema dei microincidenti l'abbiamo. Oggi è andata la situazione molto meglio rispetto a ieri perché non abbiamo avuto questi microincidenti in quella quantità. Comunque ieri sono entrate più di 270.000 auto in città e quindi è un flusso molto importante di auto e quindi dobbiamo anche ridurre gli ingressi in città. Per quanto riguarda poi gli altri aspetti, chiaramente andiamo verso la conclusione dei cantieri. Il cantiere Publiacqua dovrebbe terminare a metà ottobre rispetto a tutta la programmazione che abbiamo rifatto ieri. E poi per quanto riguarda i viali di circonvallazione legato al piazzale, viale Michelangelo, ora vediamo perché stiamo esaminando una serie di possibilità per poter fare alcune modifiche che sono state a suo tempo inserite per riattivare la ZTL notturna come erano gli accordi fatti con la prefettura. A proposito di ZTL, il centrodestra propone di aprire la ZTL del centro, il PD in Consiglio Comunale ha già detto no, è così? Sì, noi non ne vediamo la necessità, anche perché rischiamo di andare a ingolfare anche le parti della città più centrali, non solo, rischiamo anche di far ritardare quello del trasporto pubblico. Voi pensate, il nodo maggiore di snodo del trasporto pubblico, oltre che la stazione Piazza San Marco, se io aprissi la ZTL potrei avere tutta una serie di problemi rispetto ai ritardi del trasporto pubblico. E poi non c'è da dimenticare un aspetto fondamentale, che nella nostra ZTL durante l'arco della settimana possiamo entrare soltanto con gli Euro 5 e gli Euro 6, quindi vorrebbe dire comunque non un ingresso per tutti i mezzi. Una proposta che avete fatto anche al mondo imprenditoriale è quella di scaglionare, un po' così come hanno fatto le scuole, gli orari di entrata al lavoro. È una soluzione che ha bisogno comunque di tempo, ma intanto la risposta qual è stata? No, la risposta è una risposta attenta e positiva. Siamo partiti da oltre un anno su questa richiesta perché noi riteniamo che se si riesce a scaglionare i tempi di ingresso, quindi quelli sono gli orari di punta rispetto a quelli che in gergo vengono definiti gli orari di morbida, riusciamo a dare un servizio migliore e non avere l'ingolfamento che abbiamo oggi. Ci sono delle aziende che in parte l'hanno già fatto, come avrete anche letto, fra la mezz'ora sono già arrivata all'ora e mezzo. Noi contiamo di riuscire a arrivare a spalmare nelle 3 ore la mattina e poi il ritorno nelle 3 ore del pomeriggio, ma è meno problematico perché è più concentrato l'ingresso rispetto a quella che è l'uscita. Ho visto grande disponibilità, quindi siamo fiduciosi, però chiaramente occorre del tempo. Voi pensate che lì noi abbiamo rapporti con circa 200 imprese fiorentine che hanno più di 100 dipendenti. Lei prima ha detto moltissime le macchine entrate in città ieri, però ormai si sa com'è il traffico a Firenze, quindi chi poteva non prendere l'auto già lo sta facendo. Come limitare ulteriormente gli ingressi delle auto nel brevissimo periodo? Beh, quest'ora vediamo. Io ritengo che ci siano ancora tante persone che prendano l'auto e abbiamo visto poi le auto sono con una persona sola, ancora per il timore del trasporto pubblico. Noi non abbiamo oggi numeri sul trasporto pubblico che avevamo negli anni passati. Noi oggi la tranvia riesce alla fine dell'anno con queste proiezioni a portare 20 milioni di persone e prima ne portava 38, quindi dobbiamo riabituare a prendere il mezzo pubblico e a lasciare a casa l'auto privata. E ora andiamo a Bagnaripoli perché ci sono gli ambientalisti che criticano la scelta dell'amministrazione comunale. Con tutte le opere insieme tra comuni ci sarà più alto consumo di suolo, ma noi siamo andati a chiederlo proprio al sindaco di Bagnaripoli, guardiamo come ha risposto.
Sindaco, c'è il Viola Park, la tranvia, l'autostrada, adesso anche nuove costruzioni. Le associazioni ambientaliste di Bagno a Ripoli si stanno un po' arrabbiando per una cementificazione forse un po' troppo importante a Bagno a Ripoli. Lei come risponde? Ma io rispondo che sono il primo degli ambientalisti a Bagno a Ripoli nel modo più assoluto. La tranvia è una grande opera, è vero, ma diretta sicuramente a creare le condizioni di un nuovo intervento di mobilità sostenibile, non solo ovviamente per i cittadini di Bagno a Ripoli, ma per i residenti di tutta la città metropolitana e direi anche della regione, perché la tranvia sappiamo essere di interesse assolutamente regionale. Accanto a questo, sì, centro sportivo della Fiorentina, che fa crescere il nome della Fiorentina, ma che soprattutto è incentrato del territorio, ma che soprattutto è incentrato sul tema della sostenibilità, su un'architettura assolutamente sostenibile, su un progetto ad altissima qualità paesaggistica. Lo stesso avverrà anche per gli altri interventi che sono tesi alla ricucitura dei centri urbani e che sono proprio progettati e vanno nella direzione di essere una realtà urbana, Bagno a Ripoli, sicuramente architettonicamente all'avanguardia, assolutamente legata al tema della sostenibilità, al concetto dello spostamento rapido, in 10 minuti trovare tutti i servizi di cui ha bisogno un cittadino e quindi ricucire da un punto di vista urbano, dare centralità all'abitato di Bagno a Ripoli perché sia veramente un territorio, un luogo dove si può vivere bene. E ora i nuovi positivi in Toscana sono 304, 40 anni l'età media dei nuovi contagiati, il tasso è l'1,67%, ancora tanti morti, sono ben 6. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, restate con noi, buon pomeriggio, arrivederci.